Di volley adesso con la nazionale che continua il suo cammino e agli ottavi di finale fa fuori il Belgio nel primo dentro fuori del torneo 3-1 e domani quarti contro la Russia. Marco Fantasia. È un'Italia in crescita, quella che si presenta ai quarti di finale degli europei. Contro il Belgio un solo passaggio a vuoto nel secondo set che le Yellow Tigers si sono aggiudicate 25-23. Per il resto abbiamo sempre tenuto in mano il pallino delle operazioni. È un'Italia che quando gioca secondo i suoi ritmi non teme nessuno. L'importante è ridurre il più possibile il numero degli errori gratuiti. Buona ancora una volta la prova di Pietrini che ha chiuso con 19 punti, 27 per Egonu. Abbiamo fatto qualche di troppo che non potevamo permetterci, però comunque ci siamo subito riprese e penso che si è visto che ci siamo anche divertite tanto in campo che a un certo punto abbiamo iniziato a ridere come delle matte, ma è così che riusciamo ad affrontare la partita. Buona prova anche per le nostre centrali, innescate con precisione da Malinov che dal secondo set in poi ha preso il posto di Orro in cabina di regia. Domani alle 17, sempre all'Arena di Belgrado, ci aspetta la Russia, priva di diverse senatrici e profondamente ringiovanita dal CT italiano Sergio Busato. Nel 3-1 rifilato alla Bielorussia abbiamo visto tutto e il contrario di tutto, talento ed errori banali. Sarà una partita da affrontare con attenzione.